Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a configurare una VPN site-to-site con MikroTik e AWS. Questa procedura però è uguale per tutti i router o firewall, eventualmente tu usassi un firewall. Però prima di iniziare ti vorrei far vedere che cosa ho fatto, perché l'ho fatto e cosa andremo a fare. Così che se tu non l'hai mai fatto, tu abbia una overview di quello che andrò a fare e poi se tu vorrai ovviamente lo farai anche te. Per prima cosa qui abbiamo il lab che abbiamo già visto in altri video. Che cosa ho fatto io? Allora, prima cosa, siccome io sono dietro a un NAT come molti di voi, non essendo in azienda, quindi non avendo a disposizione direttamente l'IP pubblico, ho dovuto fare un port qui sulle porte 4500 e 500 per far passare la VPN. Poi, quello che andiamo a fare oggi è, questo è, sono io, il corporate, andremo a fare una VPN site-to-site per poter accedere appunto alle risorse interne AWS. Perché? Perché così io posso lavorare direttamente, così che non debba esporre servizi su internet. Ti faccio un esempio. Queste sono le mie macchine su, che ne ho due, una Linux e una Windows. Al momento, per accedere a questa Windows, che è spenta ovviamente, accedo tramite RDP con l'IP pubblico di AWS, che ovviamente non è sicuro e non si dovrebbe fare appunto per motivi di sicurezza. L'unico modo è accedervi dall'interno, ma per poter fare questo hai due possibilità in sostanza. Quindi, poi, quando avremo fatto la VPN, da questo indirizzo IP, che è quello interno 172.31.46.139, io potrò accedere appunto a RDP o a qualsiasi risorsa interna al mio AWS. Adesso passiamo alla configurazione e a tutti i passaggi necessari sia dalla parte di AWS sia dalla parte del MikroTik, ovviamente. Una volta registrati su AWS, a questo punto qui sulla barra di ricerca scriviamo VPN e ci apparirà VPN Virtual VPN Site-to-Site Connection. Clicca su Virtual Private Gateway. Qui già ci sono degli esempi, ma io sono ripartito da zero così che tu possa vedere tutti i passaggi. Allora, vai giù e clicchiamo il primo gateway. Qui dobbiamo crearne uno nuovo. Quindi in alto a destra gli diamo un nome, per esempio From Office. Questo è il numero del BGP standard di AWS. Qui dobbiamo inserire il nostro IP pubblico, che nel mio caso, mio IP, è questo, e lo incolliamo qui. Questo lo lasciamo così e lasciamo tutto di default. Creiamolo. Poi andiamo qui, sempre seguendo tutti questi step, Virtual Private Gateway, ne creiamo uno. Qui in alto a destra, qui diamogli un nome, per esempio è da default ASN, va benissimo. Create. Notare, qui vedi The Attached. Qui va a collegato il nostro, la nostra rete. Quindi vai su Action, Attach to VPC, e questo è il mio VPC. Ci mette un pochino a fare l'attaching, quindi non ti preoccupare. Torniamo qua, Site-to-Site Connection VPN. A questo punto, Create VPN, ResiNet, AWS. Gateway no associated, noi andiamo per Virtual Private Gateway. Virtual Private Gateway, clicca e seleziona questo, che è quello che abbiamo creato poco fa. Customer ID Gateway, clicca e qui ci appare il nostro IP pubblico. Vedi qui? Questo è il mio IP pubblico, che ovviamente il tuo sarà diverso, chiaramente. Poi, Local IPv4 optional e Remote è optional. Quindi questo, se lo vuoi, lo ci metti l'indirizzo della tua rete locale e l'indirizzo della rete che vuoi condividere. Quindi, una volta fatto Dynamic Required BGP, clicca su Create VPN Connection e anche in questo caso lui ci metterà un pochetto, ma non ti preoccupare. Nel frattempo che lui fa l'attaching, quindi che crea tutta la configurazione, noi clicchiamo su la nostra VPN site-to-site, andiamo qui, download configuration, cerchiamo la versione più recente che è la 6.47, ma non ti preoccupare perché poi la useremo per il nostro scopo. La scarichiamo e l'apriamo ed eccola qui. Ora io la metterò in modo che tu possa vedere entrambi, sia il Winbox di MikroTik e ovviamente la configurazione e tutti gli step che c'è da fare. Allora. Ed eccoci qua. Qui, come vedi, c'è scritto IPsec Tunnel 1 e lui ci dice subito cosa bisogna fare. Quindi su IP, IPsec e andiamo su Proposal.
clicca su più, rispetterò anche il nome che AWS ci suggerisce, poi ovviamente il nome lo puoi cambiare, il nome è rilevante. Poi algoritmo SCA1 S128, dopodiché questo lifetime 1, questo è così di default, clicca, applica e ok. A questo punto andiamo qui, lui dice policy. MikroTik gestisce il routing in una maniera non proprio convenzionale, quindi questo step lo andremo a fare dopo, perché se lo aggiungi prima lui ti sovrascrive le regole di routing, quindi lo facciamo da ultimo. Quindi policy lo saltiamo, andiamo su profile. Profile, clicca su più, anche qui è abbastanza semplice, basta seguire quello che lui ci dice, quindi AES128, poi mod P2 1024, 8 ore, lifetime, se c'è uno spazio, DPD10, connessioni fallite 3, e applica, e ok. Poi andiamo a creare il profilo, quindi profile, questo lo cancelliamo, aggiungi, uso sempre il nome suggerito da AWS, così non vai in confusione, 1128, mob 1024, lifetime 8 ore, PD10, connessioni fallite 3, e a questo punto premiamo ok, applica, ok. Poi andiamo su peer, qui aggiungi, seleziono sempre il nome suggerito perché insomma non è proprio friendly. Allora, come indirizzo metto quello di AWS, che eccolo qui, AWS. Come indirizzo locale non posso mettere il mio indirizzo IP, perché essendo dietro a un NAT io ho bisogno di mettere l'indirizzo IP del mio router, che è questo. Seleziono il profile, exchange mode main, applica e ok. Andiamo su identity, clicchiamo su più, lui già seleziona il profile, pre-check key e seleziono la password della VPN. Incollo qui, premo applica e ok. Andiamo su active peer, è già attivo ma non abbiamo nessuna policy, quindi a questo punto andiamo su policy, che era il primo step, dobbiamo crearne due di policy. Ok, andiamo a creare la policy, dobbiamo creare due policy. La prima, qui cliccando su peer, tunnel, vado a copiare come source IP l'indirizzo IP di AWS, che AWS mi ha assegnato, del peering, e lo incollo. Action, default, proposal, applica e ok. Poi vado a creare la seconda policy, qui proposal, peer, tunnel, qui vado a inserire l'indirizzo IP della rete che io voglio condividere con destination 172.31.0.0/16 e applica. E come vedi è established active peer e ho la VPN. A questo punto passiamo alla configurazione del BGP. Per la configurazione del BGP dobbiamo seguire ovviamente gli step, ma prima di andare dentro al BGP dobbiamo copiare questo. Andiamo su IP address, addresses, aggiungi questo indirizzo 169/30 e ovviamente selezioni l'interfaccia, quella che usi per andare su internet, e chiudi. Poi andiamo su routing, BGP, aggiungi, qui lo possiamo chiamare come BGP AWS, local AES 65000, router ID LD, possiamo usare questo indirizzo IP che non è obbligatorio metterlo, ma noi andiamo sul sicuro. Remote address è questo indirizzo IP e il remote AES invece ce lo troviamo qui nella configurazione del BGP ed eccolo qua. Poi local role dobbiamo selezionare eBGP, andiamo su hold time 30 e keep alive, applica. Ora dobbiamo invece impostare il filtro. Per impostare il filtro altro non è che gli vogliamo dire al BGP quale rete noi vogliamo mandare su AWS. Per far questo andiamo su IP, firewall, list, e noi diciamo AWS e mettiamo la nostra rete, che in questo caso è 192.168.20.0/24. chiudi. Qui output network non ce l'ha ancora dato, ma ce l'ho, output network AWS, ok session, e vedi che la sessione è stabilita. Ora, se tutto funziona per bene, noi dovremmo trovarcelo anche qui sul root. E infatti, eccolo qua, vedi? Se stiamo un attimo fermi con la freccia, dice Dynamic Active BGP,
destinazione address 17.31.0.0/16 via il nostro peering. E quindi abbiamo la nostra sessione BGP. Poi se scrolliamo un pochino in giù, troviamo che dobbiamo anche impostare il NAT. Per far questo, basta andare qui su IP, IPsec, chiudi questo che fa confusione, scusatemi, basta andare su IP, firewall, NAT, aggiungi, source NAT, lui dice source NAT your local subnet, ok, 68.20.0/24, poi dice la rete che vogliamo raggiungere, quindi quella di AWS, 172.31.0.0/16, action accetta, chiaramente, action accetta, ok, applica. Poi ci dice un'altra cosa, bisogna creare una seconda regola di NAT, applica, source, questo, destination, il secondo IP, ok, applica, ok. E abbiamo fatto, il resto è per il secondo tunnel, perché chiaramente se un tunnel va giù ci sarà il secondo per backup. Tuttavia, così configuri il BGP con AWS e ovviamente la VPN con AWS. Il nostro BGP è qui, siamo pronti. A questo punto la tua infrastruttura, il tuo ufficio è collegato con AWS e tu puoi lavorare direttamente con gli indirizzi interni IP di AWS senza, ovviamente, se non è richiesto e se non vuoi esporre la tua infrastruttura o i tuoi servizi su internet per lavorare. Guardiamo dalla parte di AWS invece cosa ci dice. Se io clicco qui su connection, vado su tunnel details e vedo che lo stato è DAP e ricevo una rotta da via BGP. Ti ringrazio per aver guardato questo video e al prossimo.